Ciao a tutti, oggi apriamo questo lunchbox che non so in realtà il suo nome in italiano quale sia. Vediamo un pochettino se lo riusciamo a trovare. No, vabbè, comunque vi faccio vedere come si presenta appunto la confezione e direi appunto di iniziare l'apertura perché evitando di rompere qualcosa. Questo dovrebbe essere appunto il contenuto. Se riesce a togliere questa volta. C'è un pezzettino di scotch. Ok. Questo appunto è il contenuto. 5 buste di espansione di XY, Corpi Furiosi e 2 di Forze Spettrali. Vediamo un pochettino come si presenta. Ok, dentro abbiamo appunto le tre promo con la monetina di Pikachu. Adesso vi faccio vedere tutto bene. Qua. Questa è la monetina di Pikachu. Poi abbiamo le tre promo di Torchic, Trico e Mudkip. Lo lasciamo qua. Abbiamo questo Torchic che non so in realtà se sono promo oppure fanno parte di un set, ma dovrebbero far parte del set, mi sa. Però queste sono in versione olografica. E poi questo Trico. Poi c'è il codice lascio sempre a voi. Poi abbiamo le 5 bustine. Ah no, ok, sono messe a caso le bustine, quindi abbiamo una di Uragano Plasma, poi Confini Varcati, Esplosione Plasma, Fuoco Infernale e Forze Spettrali. Però prima delle bustine vi voglio far vedere il resto del contenuto. E abbiamo queste 4 matite che sono belline con i tre starter, poi Archeo Groudon e Archeo Kyogre, non so se si riesce a vedere bene perché sono piccoli. Comunque sono 4 matite belline. Poi dovremmo avere gli adesivi, infatti sono questi. Poi abbiamo quelli con i tre starter. Poi una specie di block note, penso. Giustamente con le matite dobbiamo avere anche un block note. Questo qui con i tre starter, appunto. E poi infine abbiamo appunto il raccoglitore, quello là da una carta per volta, appunto, non so quante ce ne entrano. Comunque, con Archeo Kyogre e Archeo Groudon dietro i tre starter. Ok, questo qua lo vorrei, ok, togliere, ci siamo, mettiamo tutto dentro, anche la monetina di Pikachu. Chiudiamo, ok, e direi di aprire le 5 bustine. Questo qua, andiamo un pochettino qua, ok. Quindi le 5 bustine sono queste, quelle di XY le lasciamo alla fine e inizierei con queste di nero e bianco invece. Vediamo se troviamo qualcosa. Il codice lo lascio sempre a voi. E abbiamo un Raticate, un Wirlipede, un Croagunk, un Gligar, uno Skitty, uno Squirtle, un Patrat, un Charmander, un Tepig. Bella! Anemone Full Art.
Vabbè, sempre una full arter, quindi. Ok, vabbè, e questa confezione già è partita bene. Poi vediamo appunto con esplosione plasma. Il codice. Ok. E abbiamo un Chatot, un fossil piuma, un Fraxure, un Larvesta, un Golett, uno Snorrant, un Axew, un Radicon, un Archen, non so, Archen, e un Machamp. Poi quella di Uragano Plasma, che si è distrutta proprio. Il codice. Speriamo che qua ci esca qualcosa. Se non sbaglio c'è qualcosa. E abbiamo un Acromio, un Koffing, uno Swadloon, un Clink, un Riolu, un Lotad, un Purloin, un Chimchar, un Riolu e c'è qualcosa. Moltres CX. Vabbè. Un EX full art non fanno mai male. Poi passiamo alle due di X e Y. Però di forze spettrali la lasciamo per ultimo. Il codice. E abbiamo un Maractus, un Frufru, un Krogorok, un Weasel, uno Sprizzi, un Zidot, uno Sclerp, Shinx, un Golem, sarà tipo il decimo che mi esce reverso, cioè in ogni bustino l'hanno messo. E no, non ci credo, Golem, cioè Golem reverso e Golem normale, vabbè. Bustina abbastanza triste. E poi l'ultima è quella di forze spettrali. Vediamo se esce una bella EX o qualcos'altro. Il codice. E abbiamo un Golbat, un Kingler. Poi uno strumento, un Litleo, un Markrob, un Pocina, un Bunnelby, un Krabby, uno Skarmory, e c'è qualcosa, perché vedo, no, forse ho anche capito che cos'è. E questa dovrebbe essere la rete disturbo, è la prima volta che la vedo. Ok, che cos'è questa? Dovrebbe essere, non lo so. Vabbè, comunque non è andato male questo team, perché ci è uscito questo allenatore strano, poi questo Moltres CX e questo Anemone full art. Va bene, spero che questa apertura vi sia piaciuta. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!